Ciao ragazzi, prima di tutto buon Natale a tutti e benvenuti nella mod Vita da Gangster. Oggi vi farò vedere i miei regali di Natale. Partiamo dal primo, eccola qui, una fantastica Ford Mustang GT. Questa qui mi è stata regalata dalla gang The Families. Infatti io non sapevo niente ragazzi, loro si sono presentati con questa macchina e mi hanno fatto veramente una bella sorpresa. Che dire, questa è una versione modificata, quindi qui a Los Santos sono il primo ad averla. Poi, parliamo un po' dell'estetica, ovviamente di colore nero e verde lime. Poi abbiamo targa col nome Boss, ok? Boss qui e anche qui nome Boss, ragazzi, quindi veramente il top questa macchina. Hanno pensato veramente a tutto i membri della gang The Families. Poi abbiamo gli scarichi, due qui come vedete, ok? Due qui e poi altri due qui, ok? Quindi abbiamo quattro scarichi ragazzi. È inutile che ve lo dico, il motore è veramente potente ragazzi, questa macchina è una bestia. Poi passiamo agli interni, ovviamente sedili sportivi, gabbia di sicurezza, volante sportivo e soprattutto cambio ad innesti frontali, quindi questo è un cambio da gara ragazzi, quindi va veramente forte questa macchina. Poi pedali in alluminio o in ferro, non ne sono sicuro ragazzi, ma penso più di un materiale costoso, ecco. Poi che dire, eccola qui, bel posteriore, ok. Questo è l'anteriore e ora ragazzi cosa faremo? Ovviamente la testiamo e poi la portiamo dallo Santos Custom. E poi prima di finire il video, se c'è tempo, vi farò vedere il mio secondo regalo di Natale. Ma questo qui ragazzi l'ho tenuto segreto perché volevo aspettare questo giorno, il 25 dicembre. E qui i soldi li ho spesi io ragazzi, tantissimi soldi. Ma credetemi, ne è valsa la pena, poi vedrete. Comunque dai, mettiamoci subito dentro, così ve la faccio pure vedere in azione. Ok, perfetto, chiudiamo tutto. Allora, tuning, poi dobbiamo andare indoor e chiudi tutto. Perfetto ragazzi, innanzitutto sentiamo il sound. Vedete? Fiamme di qua e fiamme di qua. Ah, e poi pinze Brembo ragazzi, quindi questa è un'azienda italiana che produce pinze per queste macchine, quindi è veramente il top del top. Non so quanto l'hanno pagata perché comunque questo è un regalo, ma sicuramente supera i 200.000 dollari, forse di più. Ok dai, allora mettiamoci subito in strada. E comunque ragazzi, io parlerò poco perché comunque voglio lasciare spazio a questa fantastica macchina. Ok, quindi 1, 2, 3, vai Franklin, vai. Questa macchina quando spinge non ce n'è per nessuno, è veramente veloce ragazzi, guardate guardate. Io cercherò di parlare il più poco possibile perché comunque il sound merita di essere sentito. Vai, vai, vai. Stiamo anche attenti perché qui stamattina c'è tanto traffico, maledetti. Anche a Natale dovete viaggiare, quindi cerchiamo un attimo di fare delle manovre da pazzo, ecco. Senza graffiare la macchina. Vai. Inserisciti. Grandissimo, grandissimo Franklin. Dai, due camion. Dai, fatemi passare. Vai, inserisciti. Ok, grandissimo. Vedete quando parte, quando schiaccio, è finita, è finita. Dai, non fare cazzate. Vai, vai ora. Piano, piano. Oddio, oddio. È partita. Piano.
Che bolide, vai. Vediamo qua sotto perché qua fa rumore, quindi facciamolo sentire questo rumore. Oh! Piano, piano, piano. Va. Vedete, si stanno incazzando questi. Dai, dai, dai. Levatevi tutti, per favore. Sì, vai Franklin, sì. Grandissimo. Si sta pure sporcando, non so perché, ma si sta sporcando. Dio, il traffico, vai. Torniamo indietro, ragazzi, e poi andiamo da Los Santos Custom. Poi vabbè ragazzi, se non riesco a farvi vedere il secondo regalo, lo farò uscire come secondo video sempre domani, non vi preoccupate. Cioè, non vi preoccupate, perché comunque se faccio una cosa comunque la porto a termine, non è un problema. Ok, eccoci qui dallo Santos Custom e vediamo cosa possiamo fare a questa macchina. Vai. Fatemi entrare, tutta sporca, non so perché si sporca dietro ragazzi, vabbè. Comunque, Ford Mustang versione Gang the Families. Allora, ripara veicolo, non so perché, comunque, armature 100%, freni da gara, motori al massimo, questa volta guardate le linee, velocità massima e accelerazione, quindi ora andrà velocissima. Ok, cofani, oddio ragazzi, mamma mia. E cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Ok, questo è il primo. Il secondo. Il terzo. Il quarto. Oddio. Il quinto e il sesto. Secondo me, ragazzi, dobbiamo mettere questo qui. Il massimo. Il massimo che c'è, ok? Quello che costa pure di più. Quindi $5.800. E guardate qui, abbiamo tipo questo pezzo che esce fuori dal cofano e qualcosa. È un tocco di classe che non tutte le gang possono avere. Klaxon non ci interessa, fari, luci alloxeno, kit neon, ok, schema neon, tutti ragazzi, colore neon. Secondo me ci sta un bel verde lime a questo punto, no? Ora veramente ci sta bene il verde lime. Ok, targhe lasciamo stare così perché questa qui l'hanno fatta loro, quindi boss. Verniciatura lasciamo, tettucci. Oh, ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta, perché comunque se metto questo, dopo non si vede niente. E io voglio che si vede, diciamo, le cose all'interno. Però dai, proviamo così, mettiamolo, vediamo un po' come va, ok? Spoiler, ok, vediamo un po'. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. E direi che questa qui possiamo farla tamarra, quindi mettiamo l'ultimo, $8.500. Sospensioni ribassate, trasmissioni da gara, turbo lo mettiamo, ruote lasciamo stare queste qui originali, finestrini ovviamente, limousine e poi non c'è più niente ragazzi. Usciamo dallo Santos Custom ed eccolo qui il bolide. Mamma mia ragazzi, ora fa veramente paura. Oddio, è cambiato anche il sound. Ora è molto più cattiva, ora è molto più cattiva. Allora facciamo una cosa, ritorniamo di nuovo su quell'autostrada, così la possiamo testare meglio. Oddio ragazzi, sento che questa qua adesso schiaccia 100 volte di più di prima. Ok, io adesso ritorno lì. Ok ragazzi, eccomi di nuovo in questa zona e vediamo un po' come va questa macchina con i potenziamenti che abbiamo messo. Quindi 1, 2, 3, vai Franklin. Adesso ragazzi, sento che schiaccia molto di più rispetto a prima, no? Vedete le differenze? Oddio, quanti messaggi mi sta mandando Differ. Comunque vedete, schiaccia di più rispetto a prima. Ora è veramente un bolide. Vai, 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 vai. Oddio, sempre questo maledetto traffico. Ok. Vai Franklin, guardate che ripresa. Ok, ha una ripresa veramente pazzesca. Quindi vedete, io freno e poi riparto. E si parte veramente veloce però, eh. Oddio, dai, sto traffico dei miei stivali, dai. Lasciatemi passare. Hanno messo pure il clacson del camion. Dai, levatevi. Ok, l'avete capito, eh. Mo pure l'autobus.
Vai Franklin, vai, sorpassa di qua. Sentite anche il turbo? Oddio. Poi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, ragazzi, perché questa macchina la voglio testare nelle gare clandestine, perché merita di essere testata questa. Ah, facciamo una cosa, prima di andare mettiamo un attimo sera, ok? Così vediamo anche come si vede questa macchina con i neon. Ok, eccoci qui. Oh, sì, ragazzi. Bella. Buona, buona. Si vede bene. Quindi facciamo veramente un figurone con questa macchina, vedete? Tac. Non sbattere. E vedete, avete visto, ho detto, oh, like a car, like a car. Dai, levatevi. Con queste macchinette, levatevi. Che qua c'è un gangster. Oh, no. Non ti rompere, ti prego, atterra bene. No. No. Oddio, vabbè, dai, ragazzi, una piccola botta, poi la riparo. Ok, dai, ragazzi, io mi fermo prima di fare qualche danno, perché l'ho graffiato un po'. E niente, dai, oddio. Lost. Guardate che macchina. Non potete fare niente, eh? Neanche il tempo di estrarre la pistola, noi già stiamo a Grove Street. Ok, ci fermiamo qui. Che vuole questo? Guarda che ti caccio. Pa 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 pa. Ok. Ok, ragazzi, ecco la macchina, ci siamo divertiti anche fin troppo. E dai, noi ci sentiamo sempre oggi pomeriggio con il secondo episodio, cioè il secondo regalo, va bene? Ciao, ragazzi!